Buongiorno ragazzi e bentornati. Tempo d'autunno, io ho voglia di fare qualcosa di nuovo per la mia casetta. Niente di che, ho voglia di iniziare a preparare dei decori per l'autunno, quindi togliere un po' di ammennicoli, diciamo prettamente estivi, e invece vestire la mia casa con qualcosa di autunnale. In realtà oggi sta piovendo e quindi non posso andare materialmente fuori a recuperare delle foglie secche da utilizzare in alcune cose che voglio fare. E quindi niente, sono costretta a stare dentro. Poi magari il video dei decori veri e propri ve lo farò la prossima volta. Voglio creare una ghirlanda con delle foglie secche, delle stecche di cannella, insomma le solite cose che si fanno in autunno. E poi metteremo insieme qua e là in giro le nostre zucche e tutte le varie cose, lo faremo anche con le bambine. Oggi invece vi faccio vedere, mi è venuta voglia di farvelo vedere perché mi stavo mettendo a farlo e quindi devo fare un runner per il tavolo. Non ho nessun runner autunnale, ho quelli natalizi, ho quelli diciamo primaverili, fioriti, tipo questo, che questi li avevo acquistati. Però adesso questi qua non ci stanno più, nel senso che se la casa si veste d'autunno dovremmo richiamare comunque i colori dell'autunno, quindi il marrone, l'arancione, il beige comunque, il giallo anche, colori, insomma tutte le sfumature dei colori che si trovano in autunno. Con le foglie secche soprattutto, e quindi ho pensato di utilizzare questi rotoli di cotone grezzo che avevo acquistato, non lo so, mille anni fa e che non ho mai usato. Ne avevo preso uno così beige con i pallini marroni e uno con i pallini bianchi, quindi io ho pensato di crearmi un runner con la macchina da cucire applicando a questo tessuto sul bordino del pizzo di cotone che noi abbiamo in negozio, che è questo qua. Quindi questo non faremo altro che, aspettate che sposto tutto e vi faccio vedere, non faremo altro che andare ad applicarlo qua sul bordino esterno in modo da diciamo dare quel tocco di decoro in più. Adesso non so bene se metterlo così, no, non mi piace, lo andremo a mettere così, sì, credo che possa funzionare. E poi sopra del runner centrotavola naturalmente andrò a fare un centrotavola prettamente autunnale. Ora non so se utilizzerò il tronchetto di legno con sopra una candela, magari di quelle alla cannella che vendiamo noi, e poi lo addobberò in qualche modo, ma quello sarà una cosa che vedremo successivamente. Oggi faccio solo il runner perché purtroppo non mi posso spostare, perché comunque sono a casa con le bambine, non riesco. Ci sono anch'io. Allora, prima di tutto prendiamo la misura di quanto dovrà essere lungo il nostro runner. Ok, perfetto. Allora, facciamo scendere. Così te lo tengo, ti aiuto. Direi qua. Allora, questa striscia di pallini se ne andrà. Allora. Ok. Prima di tutto accendo la macchina. Io prima di mettermi a cucire faccio sempre una cucitura di prova su uno strofinaccio, su uno straccio vecchio, per capire se il punto che andrò ad utilizzare può andare bene oppure se c'è qualcosa che non va, insomma.
direi che va bene. L'unica cosa è che io qua sopra ho un filo bianco che si andrebbe a notare tantissimo. Vediamo se ho qualcosa di marrone. Yes. Per infilare il filo nel lago, cioè per rinfilare tutto il filo nella macchina, è meglio spegnerla. Mi ero dimenticata, però prima di fare la cosa più pericolosa l'ho spenta. Perfetto, questo è il punto che andrò a utilizzare. Io volevo dire una cosa, non sono una sarta, non ho minimamente nozioni di cucito. È una cosa che mi piace fare perché l'ho visto fare tante volte e mi piace creare cose nuove. La macchina da cucire me l'ha regalata Gian Giacomo a Natale. È una Singer Talent modello, non mi ricordo, ve lo scrivo comunque sotto nell'info box. È una semiautomatica o è una automatica totale? Non me lo ricordo. Comunque vi lascio magari il link di dove l'abbiamo presa, così insomma sapete anche qualche nozione. Nulla, non intendo insegnare niente a nessuno, è solo un modo per farvi vedere quello che creo, che ho voglia di creare per la mia casetta, anche perché andare a comprare cose di questo genere costano di solito un sacco di soldi, e invece avendo un pezzettino di stoffa e un minimo di decorazione, che può essere un pizzo, può essere un semplice nastrino di raso, può essere del cotone, può essere quello che volete voi, insomma si spende molto meno, no? E basta, volevo solo dire questo. Adesso inizio a tagliare, però sto vedendo che da questa parte è un pochettino tagliato storto e quindi voglio sistemarlo. Mamma, sentendo la voce di bebè, posso avere la mia camera? Certo, amore. Se non si può vedere. Ok. Ho pareggiato anche il davanti. E adesso piano piano, con un pochino di pazienza, andiamo a unire il pizzo alla tela.
tagliamo il pezzo e questo è il risultato. Forse non rende un granché, però è venuto molto carino. Adesso facciamo la seconda parte, quindi l'altro lato. Sulle punte, siccome non voglio che sembri un centrino della nonna, non è quella la mia intenzione, non andrò a mettere il pizzo, andrò semplicemente a ripiegare la stoffa e a fare la cucitura dritta, in modo che le due strisce di pizzo siano solo sui bordi laterali e invece, diciamo, in capo e in piedi no, rimangano tagliati proprio come un runner di quelli acquistati, insomma. Adesso procediamo a fare l'altro lato. Ok, adesso il nostro runner ha il doppio pizzo da una parte e dall'altra. Ora andiamo a fare invece quel lavoro che vi dicevo in punta, quindi ripiegare di pochissimo il runner. E lasciargli proprio un pezzettino. Per fare questo lavoro mi servono gli spilli, perché altrimenti si apre. Allora, ok, questa è proprio, sono mezzo centimetro di piega. Adesso vediamo se riesco a fare quello che stavo pensando. Non è perfetto, anche perché ribadisco che io non sono una sarta, quindi diciamo che mi accontento. Ed eccolo qua il nostro runner finito. Come vedete qua c'è la cucitura, diciamo, a vivo. E qua c'è tutto il nostro runner. A me piace parecchio, poi me lo sto già immaginando con al centro il tronchetto con sopra la candela, le stecchette di cannella e diverse altre cose. Adesso vediamo come farlo, però mi piace tantissimo. Bene ragazze, il video è finito, questo piccolo tutorial da una non sarta. Spero che vi sia stato utile e che vi abbia dato, insomma, qualche idea per qualche decorazione in più da fare per il vostro autunno, il vostro Natale, perché no, i runner si possono fare per qualsiasi stagione, quindi basta un pezzo di stoffa, qualche decoro, qualche nastrino e si fa anche abbastanza in fretta. Se avete dei suggerimenti da darmi, sicuramente ce ne saranno tanti dalle persone che cuciono da tantissimo tempo, io purtroppo sono una profana, quindi sicuramente farò molti errori, però
ci provo, almeno ci provo. E quindi niente ragazzi, io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!